Ciao cari oggi, bentornati sul mio canale, oppure benvenuti. Se siete nuovi qui, io mi chiamo Celeste e quest'oggi vi accompagno attraverso una sequenza che mi avete chiesto voi. Si tratta di un lento flow, deep stretch per allungare ed aprire tutto quanto il corpo, dalla testa ai piedi. Quindi ci dedicheremo un pochino alle nostre estremità che a volte vengono dimenticate nei flussi e davvero cercheremo di sciogliere la tensione da tutto quanto il corpo. Cercate di restare presenti, nonostante l'intensità di alcune pose, mantenete la concentrazione sul respiro e cercate di lasciare andare non solo la parte fisica del vostro corpo, ma anche qualsiasi emozione o pensiero che tenderà a venire a galla durante la pratica. Cominciamo sui piedi, quindi cominciamo puntandoli. Potete spostare i mignolini di lato se vedete che si stanno accavallando le dita. E cominciamo con le mani a terra davanti a noi. Premiamo il peso indietro e respiriamo. Se ve la sentite, sollevate le spalle sopra il bacino. In questo modo avremo un pochino più di pressione sulle punte e dobbiamo ancora di più concentrarci sulla respirazione. Proviamo ad inspirare ed espirare per la stessa lunghezza di tempo. Magari contate l'inspiro. Vedete se arrivate fino a 3 o a 4 ed espirando contate fino a 3 e 4, mimando l'inspirazione. Se avete bisogno di una pausa, prendetevela appoggiando le mani a terra davanti a voi, ma cercate di resistere. Calmate il respiro, calmate la vostra mente e anche il corpo sarà in grado di restare. Ora allunghiamo le dita delle mani verso terra, inspiro, solleviamo le braccia su verso l'alto, espiro, le riabbassiamo, andiamo a intrecciare le dita dietro la nostra schiena. Premiamo giù le nocche mentre distendiamo le braccia o ci proviamo, portiamo le spalle indietro aprendo il petto e allontaniamo le mani dalla nostra schiena. Delicatamente lasciamo la presa delle mani, poggiamole davanti a noi sul tappetino, scuotiamo i piedi nell'aria per scioglierli. Appoggiamo il dorso dei piedi, avviciniamo di nuovo le ginocchia, torniamo a sederci sui talloni, questa volta con i piedi appoggiati completamente giù. Allunghiamo la parte anteriore del piede della caviglia, quindi possiamo restare seduti sui talloni, potrebbe già essere sufficiente, oppure potete portare le mani dietro di voi e sollevare le ginocchia da terra. Forse avere le mani appoggiate è quello che possiamo fare oggi, quindi invece di paragonarvi a me, voi osservate cosa succede nel vostro corpo, se avete particolarmente tensione qui nella caviglia, restate un po' di più, rilassatevi il più possibile. Continuiamo a respirare, riappoggiamo le ginocchia giù a terra, portiamo le mani avanti a noi e di nuovo possiamo scuotere i piedi nell'aria. Puntiamo i piedi poi e cominciamo a muovere le nostre spalle. Provate a tenere le braccia dritte e muovere solo il busto. Lasciate che sia il petto a muoversi creando dei cerchi. Non ha importanza in che modo ci muoviamo, non c'è un modo giusto e sbagliato, cercate solo di muovere le vostre spalle, di muovere le scapole, questa parte alta della schiena. Adesso puntiamo i piedi dietro di noi, inspiro mucca, facciamo scendere l'intera pancia mentre solleviamo il mento, espiro gatto, incurviamo tutta quanta la schiena. E inspiro mucca, il mento sale verso l'alto, espiro gatto, mento al petto, guardiamo verso la pancia. E inspiro mucca, inarchiamo la schiena, espiro gatto, ci incurviamo. Appoggiamo il dorso dei piedi, bambino, sediamoci sui nostri talloni, facciamo scivolare le mani un pochino più avanti e rilassiamo la fronte in direzione del tappeto. Se la fronte non si appoggia al pavimento, potete usare un cuscino o un cubetto da yoga per potervi appoggiare. Ora premiamo giù i polpastrelli, così da sollevare i palmi delle mani, un po' a ragno. Le braccia si sollevano, si attivano e dondoliamo con le spalle destra e sinistra, massaggiando la fronte e aprendo l'articolazione della spalla. Ora sciogliamo, avviciniamo le mani alle ginocchia, puntiamo i piedi dietro di noi,
pinza in fondo al tappetino, solleviamo i glutei, appoggiamo i talloni a terra dietro di noi e rilassiamo giù la schiena. Anche se le mani sono a terra, non trattengono peso. Tutto il peso è ben distribuito tra le piante dei piedi mentre manteniamo le gambe forti. Dondoliamoci qua, destra e sinistra, possiamo tracciare un paio di cenni di sì e di no con il capo per rilassare il collo. Inspiro, scimmia, distendiamo la schiena in avanti, le mani salgono alle tibie. Espiro, pieghiamo un po' le ginocchia e ci ripieghiamo giù. Ora veniamo avanti con le mani per una panca. Mani sotto le spalle, facciamo scivolare i piedi indietro. Forse abbassate le ginocchia, stringiamo il suo pubblico verso avanti. Scendiamo lentamente al tappeto. Premiamo il dorso dei piedi, cobra, trasciniamo le spalle indietro, gomiti indietro, solleviamo il petto, il mento, tenendo il collo lungo. E scendiamo giù. Saliamo tavolino, cane a testa in giù. Questa volta premiamo il bacino verso l'alto. Concentratevi più nell'allungare la schiena e le braccia, piuttosto che tenere le gambe distese. Quindi piegate pure le ginocchia quanto vi serve e premete il vostro peso indietro, così da creare un'unica linea tra i polsi fino ai nostri fianchi. Ora inspiro, solleviamo gamba destra verso l'alto, pieghiamo il ginocchio e cominciamo a creare dei cerchi verso l'esterno. Quindi il ginocchio viene verso fuori, indietro, giù e continua ad aprirsi. Proviamo a mantenere il resto del corpo il più fermo possibile e muoviamo la nostra anca. Allunghiamo la gamba completamente verso l'alto. E da qui andremo in affondo. Quindi lentamente pieghiamo il ginocchio, lo portiamo verso il nostro petto e portiamo il piede destro in cima al tappetino all'interno della mano. Abbassiamo il ginocchio posteriore giù, fermiamoci. Possiamo stare sui polpastrelli in modo tale da avere le spalle leggermente più sollevate. Ed espiro, allunghiamo la gamba destra e portiamo indietro il fianco. Muoviamoci tra queste due pose. Inspiro, pieghiamo il ginocchio. Espiro, mezza spaccata. Non serve stendere completamente la gamba. La muoviamo un po'. Veniamo avanti e indietro. Con l'inspiro avanziamo, solleviamo un po' il petto, solleviamo un po' il capo. Ed espiro, veniamo indietro. Ora ripieghiamo il ginocchio. Saliamo su con le spalle questa volta. Appoggiamo le mani ai nostri fianchi, allunghiamo il coccige verso terra. Mano destra resta al nostro fianco, il braccio sinistro si allunga sopra e oltre la nostra testa in un allungo laterale, quindi ci allunghiamo verso destra. Continuiamo a premere le anche verso terra, spingiamo i piedi giù contro il tappetino. Ritorniamo centrali, appoggiamo la mano sinistra alla lombare oppure alla coscia dietro di noi, braccio destro sale su e ci allunghiamo indietro. È una specie di sia allungo laterale che inarcamento. Quindi trovate qua un po' di sensazione. Ora riportiamo entrambe le mani giù al tappetino. Mezza spaccata, allunghiamo nuovamente la gamba destra, questa volta restiamo. Spingiamo giù il tallone, possiamo flettere il piede destro, portando indietro l'anca, allungando la schiena. Ripieghiamo il ginocchio e portiamo il piede all'esterno della mano. Puntate il piede dietro di voi, lucertola, sollevate il ginocchio. Restiamo qui un po'. Respiriamo, può essere piacevole dondolare avanti e indietro. Respiriamo qui, allontanando le due ginocchia, aprendole anche. Ora abbassiamo il ginocchio posteriore. Mano sinistra si appoggia bene a terra, braccio destro viene su e indietro in direzione del piede posteriore. Apriamo la spalla e quello che andremo a fare sarà piegare il ginocchio sinistro, portando il tallone in direzione della mano. Anche se non lo toccate non è un problema, se riuscite a sfiorarlo potete sfiorare la mano. Abbassiamo e risolleviamo e continuiamo così, stringiamo il piede a noi. Ottimo, adesso quest'ultima volta fermatevi attivando il gluteo, attivando la catena posteriore. Se possibile prendete il piede nella mano e restiamo fermi.
altrimenti quello che possiamo fare è prendere con una cintura da yoga o una normale cintura il piede e avvicinarlo gradualmente a noi. Un ultimo respiro, sciogliamo, riportiamo la mano destra giù, solleviamo il ginocchio posteriore, siamo tornati nella lucertola, panca, uniamo i piedi. Bambino, abbassiamo le ginocchia, teniamo i piedi dietro di noi puntati, ci sediamo con i glutei ai talloni, rilassiamo la fronte giù. Solleviamo le spalle, portiamo le mani verso le ginocchia, pinza in fondo al tappetino. Stacchiamo le ginocchia da terra, solleviamo i glutei, abbassiamo i talloni dietro di noi. Rilassiamo il petto, rilassiamo il capo. Cerchiamo di sollevare i glutei verso l'alto mentre premiamo giù i piedi, senza staccare la pancia dalle cosce. Ora inspiro scimmia, stendiamo la schiena, espiro ritorniamo giù. Inspiriamo, andiamo nel cane a testa in giù, quindi le mani vengono verso la cima del tappeto, il bacino resta sollevato. Ora srotoliamo la schiena avanti nella panca, inspiro qua, abbassiamo le ginocchia, scendiamo a terra. Cobra, premiamo il dorso dei piedi, solleviamo le spalle portandole indietro, tenendo i gomiti vicini vicino al nostro costato, solleviamo il capo, espiro, scendiamo giù. Saliamo tavolino e bambino, ci sediamo sui nostri talloni, possiamo separare leggermente le ginocchia larghe, così da trovare un po' più di spazio e comodità nella posa. Premiamo giù le mani, saliamo su, cane a testa in giù. Andremo dall'altro lato. Solleviamo la gamba sinistra su verso il cielo. Pieghiamo subito il ginocchio come un elefante, il bacino aperto verso l'esterno, le spalle lineate e cominciamo a muovere il ginocchio nell'aria creando quegli ampi cerchi, quindi più ampi possibili. Attivando tutto quanto il corpo per restare nella posa. Fermiamoci, distendiamo la gamba su verso il cielo, respiriamo qui. Continuiamo a premere giù le mani e a fondo stringiamo il ginocchio al nostro petto, guardiamo avanti e poggiamo il piede all'interno della mano sinistra. Abbassiamo il ginocchio dietro di noi, prendiamo un inspiro qua, espiro mezza spaccata, allunghiamo il ginocchio sinistro, premendo giù il tallone, lasciamo le mani avanti. E inspiro, pieghiamo il ginocchio, scendiamo giù con le anche, solleviamo il capo, espiro, veniamo indietro. Inspiro avanti, espiro indietro. Inspiro, ripieghiamo il ginocchio, espiro mezza spaccata. Inspiro, ginocchio piegato, fermiamoci qua, solleviamo sulle spalle sopra il bacino per la luna crescente. Vogliamo poter premere giù il dorso del piede dietro, come vi sto mostrando qua, tenendo la gamba attiva. Potete quasi sentire che il ginocchio può sollevarsi, anche se non lo vogliamo tenere sospeso nell'aria. Mano sinistra resta al fianco, il braccio destro viene sopra e oltre il caper per un allungo laterale. Respiriamo. Allunghiamo qui il nostro fianco e poi la mano destra si appoggia alla coscia dietro di noi, il braccio sinistro sopra e oltre, ci apriamo lateralmente nell'altro senso. Mulino con le braccia, portiamo le mani giù al tappetino, mezza spaccata, allunghiamo la gamba sinistra. Portiamo il fianco sinistro giù e indietro, allineando il bacino. Schiena bella estesa a partire dai fianchi, continuiamo a respirare a fondo. Con ogni movimento cediamo un po' di tensione, cediamo un po' di stress. Benissimo.
Ritorniamo avanti adesso, pieghiamo il ginocchio anteriore e lo portiamo all'esterno della mano sinistra. Premiamo giù le mani, respiriamo qui. Teniamo la mano destra giù al tappetino, il braccio sinistro viene indietro. Apriamo la spalla, avviciniamo il piede alla mano, lasciamo andare e ripieghiamo il ginocchio facendo contatto, cercando di far contatto. Ancora per tre, molliamo. Due, stringiamo il piede a noi. Uno, stringiamo bene a fondo il piede. Forse possiamo prenderlo con la mano. Forse dobbiamo semplicemente tenere il piede vicino il più possibile e lavorare da lì. Sciogliamo adesso la presa, portiamo a sollevarsi il ginocchio destro, dondoliamo un po' avanti e indietro. Panca, uniamo i piedi dietro di noi, appoggiamo le ginocchia, bambino, sediamoci sui nostri talloni. Rilassiamo la fronte giù. Ammorbidiamo le spalle, saliamo su di nuovo nel tavolino, puntiamo i piedi dietro di noi e giriamo le dita delle mani verso le nostre ginocchia, i pollici che guardano verso l'esterno. Portiamo indietro i glutei verso i talloni, allungando l'interno dei nostri polsi. Respiriamo qui, concentrandoci nel premere giù i polpastrelli, nel respirare con calma. Vogliamo sì sentire l'intensità dell'allungo, ma non vogliamo che sia doloroso. Respiriamo qui, ammorbidendo le spalle e il viso. Perfetto. Ora ritorniamo avanti con le spalle, saliamo su, spalle sopra il bacino, sempre seduti sui piedi puntati, muoviamo leggermente i polsi creando dei cerchi, uniamo i palmi delle mani davanti a noi e andremo a creare un movimento. Quindi portiamo le dita delle mani avanti, giriamo sui nostri pollici, sul dorso delle mani, mentre i dorsi delle mani sono congiunti, le dita guardano il cuore. Solleviamo le dita al cielo, ci muoviamo, adesso unendo i palmi, e quindi continuiamo a muoverci così. I pollici si uniscono, poi i dorsi, le dita vengono verso di noi e cambiamo. E così via, tenendo i polsi sempre incollati e facendo girare le dita delle mani. Ora lasciate andare le mani. Pinza in fondo al tappetino, solleviamo il bacino verso l'alto. Prendiamo retro dei polpacci oppure le caviglie, proviamo ad agganciare anche i gomiti dietro le gambe. Inspiro scimmia, cane a testa in giù e poi panca. Veniamo col bacino a livello all'altezza delle spalle. Scendiamo a terra, inspiro cobra, solleviamo sul petto, premiamolo in avanti e espiro scendiamo. Saliamo tavolino, panca e cane a testa in giù. Solleviamo gamba destra su al cielo, prendiamo un inspiro, apriamo il bacino nell'elefante, pieghiamo il ginocchio. Ginocchio sale su, su, in alto al cielo. Ora portiamo il ginocchio verso il gomito destro e poi su e indietro. Quindi creiamo dei cerchi molto più ampi. Se è troppo intenso, restate con dei cerchi più piccoli, senza venire in direzione della spalla. Altrimenti cerchiamo di muoverci, di aprire il bacino. Ora stendiamo la gamba su verso l'alto e espiro a fondo, portiamo il piede in cima al tappeto. Guerriero 1, tallone sinistro scende giù a terra, solleviamo le spalle, allunghiamo le braccia al cielo. Respiriamo qui. Ruotiamo il petto, lo sterno in avanti. Pieghiamo bene il ginocchio, allunghiamo le braccia. Ora intrecciamo le dita delle mani dietro la schiena, premiamo via le nocche allungando le gomiti. Guerriero devoto, inchiniamoci in avanti, rilassiamo il capo verso terra e continuiamo a premere le nocche delle mani verso l'alto.
Saliamo su, inspiro braccia al cielo, espiro cactus, pieghiamo i gomiti, apriamo il cuore, riportiamo le mani giù a terra. Piramide, distendiamo la gamba destra, magari avviciniamo un po' il piede posteriore. Quindi vogliamo sì sentire l'allungo nel retro della gamba, ma magari non dolore dietro il ginocchio. Quindi se avete bisogno piegate un po'. Respirate qui. Premete bene entrambi i piedi giù, manteniamo le gambe forti. Ora, solleviamo il braccio sinistro per il triangolo. Se è possibile, teniamo la mano destra giù a terra, altrimenti la sollevate sulla caviglia o sulla tibia e vogliamo allungare il braccio verso l'alto. Richiudiamoci giù nella piramide, solleviamo il tallone dietro di noi e andiamo leggermente più a fondo. Il bacino che cerca di riallinearsi qui. Inspiro lucertola, allarghiamo il piede destro e abbassiamo il ginocchio posteriore giù. Faremo un'altra versione della posa. Apriamo il piede destro un pochino verso fuori. Lasciamo che il ginocchio cada verso l'esterno mentre con la mano destra premiamo la coscia e ruotiamo le spalle. Respiriamo qui. Premendo con la mano la coscia, non il ginocchio, flettiamo il piede così da non storcere la caviglia e respiriamo in profondità dentro il nostro bacino. Ora con calma scegliamo, riportiamo la pianta del piede giù, mani a terra, solleviamo il ginocchio posteriore. Dei bei respiri profondi, teniamo la gamba sospesa, panca, uniamo i piedi dietro di noi, abbassiamo le ginocchia, bambino. Ora vi darò due opzioni per la prossima posa. La prima, restiamo qui nel bambino, con il petto sopra le ginocchia, uniamo i palmi delle mani, teniamo i gomiti a terra e portiamo i pollici verso la nuca. Se invece volete avanzare un po', veniamo nel cuore che si scioglie. Spostiamo il braccio avanti, il petto avanti, così da poter tenere i glutei sopra le ginocchia. Prendiamo la stessa posizione di braccia, mani unite, i pollici che vengono verso di noi. Evitate la tentazione di aprire i gomiti larghi verso l'esterno, così da poter andare più a fondo. In realtà, se teniamo i gomiti all'altezza delle spalle, lavoriamo per aumentare la mobilità. Quindi stringete i gomiti il più possibile. Delicatamente sciogliamo la posa, puntiamo i piedi dietro di noi. Puntiamo i piedi dietro di noi e veniamo a camminare indietro con le mani in uno squat in fondo al tappetino. Siamo sulla punta dei piedi, le ginocchia aperte verso l'esterno. Proviamo ad appoggiare le mani sulle nostre ginocchia e restare in equilibrio. Concentriamo il nostro sguardo. Ora scendiamo, pinza in fondo al tappeto, in un solo movimento fluido, proviamo a unire i piedi. Inspiro scimmia, espiro e rilassiamo giù le spalle. Inspirando veniamo avanti con le mani, panca, abbassiamo il bacino. Scendiamo pancia a terra, inspiro cobra, solleviamo sul petto il capo, espiro scendiamo giù. Di nuovo cane a testa in giù, ci ritroviamo nella virvesciata. Inspiro, solleviamo gamba sinistra al cielo, cane a tre gambe, pieghiamo il ginocchio per l'elefante e andremo a creare i cerchi, ma li rendiamo tanto ampi. Portiamo il ginocchio in direzione della spalla, poi sotto di noi e su indietro e così via. Muoviamo l'intero corpo. Apriamo il fianco. E se non è accessibile quest'oggi questa variante, potete sempre ripetere quei piccoli cerchi con il ginocchio per aprire nel dettaglio, diciamo, l'anca. Ora prendiamo un inspiro, la gamba si solleva dietro di noi, espiro a fondo, guerriero 1, appoggiamo il tallone a terra, solleviamo le braccia verso il cielo. Premiamo giù il piede, non preoccupatevi di ruotare avanti il bacino resta lì dov'è. E il costato, le nostre costole che ruotano in avanti. Attiviamo i nostri addominali per portare lo sterno verso l'inizio del tappetino nella stessa direzione del ginocchio.
Intrecciamo le dita dietro la nostra schiena. Inspiro, apriamo il petto e le spalle. Espiro, guerriero devoto. Ci inchiniamo in avanti. Inspiro, braccia al cielo. Espiro, cactus. Pieghiamo i gomiti, apriamo le nostre spalle. Piramide, mani scendono giù, distendiamo la gamba sinistra. Tenete le gambe così come sono per il momento. Quindi creiamo questo allungo, il bacino leggermente spostato rispetto alla nostra solita piramide. Restiamo qui, manteniamo la mano sinistra a terra se possibile. Cominciamo a sollevare il braccio destro verso il cielo per un triangolo. Un pochino diverso entrare nella posa da qui. Se non funziona per voi, spostate la mano all'interno della caviglia, al polpaccio, dove riuscite. Ritorniamo nella piramide. Solleviamo il tallone dietro di noi, avviciniamo le cosce una all'altra così da riallineare il bacino e chiuderlo questa volta. Andiamo più a fondo. Inspiro a fondo, pieghiamo il ginocchio anteriore, portiamo il piede all'esterno della mano sinistra e abbassiamo il ginocchio posteriore. Lasciamo che la punta del piede sinistro si sposti un po', lasciamo cadere il ginocchio verso fuori mentre premiamo con la mano sinistra la coscia e ruotiamo le spalle, ruotiamo il capo. Respiriamo qui. Ora riportiamo la mano giù a terra, il piede giù. Panca, uniamo i piedi dietro di noi, bambino, sediamoci sui nostri talloni. Ancora una volta riposiamo a terra la fronte o rilassiamo il collo il più possibile. Ora solleviamoci su e veniamo a sedere in una posizione comoda, gambe incrociate. Vi mostrerò le prossime posizioni a specchio, così che possiate copiarmi. Appoggiate mano sinistra giù al tappetino, il braccio destro sale su verso l'alto, inspiro al centro, espiro ci allunghiamo verso destra lateralmente, braccio sinistro sopra di noi. Ritorniamo verso sinistra, inspiro al centro, espiro allungo laterale. Inspiro al centro, espiro, torniamo verso sinistra. Pieghiamo il gomito destro, la mano viene alla nuca e teniamo il gomito più alto possibile su nell'aria. Aprendo il petto, ruotando le spalle. Benissimo. Ora solleviamo le spalle e il capo sopra il bacino, ma mantenete la mano lì vicino al capo. La spostiamo solo poco prendendo la testa vicino alla tempia sinistra. E con la mano destra allunghiamo la testa su verso l'alto, senza schiacciare il capo giù, ma allungandoci. E la mano sinistra può appoggiarsi a terra così da creare questo allungo fino alla zona del polso, fino alla mano. Respiriamo qui. Delicatamente lasciamo andare, appoggiamo giù la mano. Prima di andare dall'altro lato, creiamo un paio di cerchi completi con la testa. Andate in una direzione e create un movimento molto ampio, più ampio possibile. Cambiate il senso del giro e andate nell'altra direzione. Fermiamoci poi al centro, appoggiamo la mano destra a terra a fianco a noi e solleviamo il braccio sinistro oltre la testa. Pieghiamo il gomito e prendiamo con la mano la nuca e usiamo questa presa per ruotare le spalle il più in alto possibile e piegare un pochino il gomito destro verso il tappetino, ma senza che quella sia la nostra priorità. Priorità è mantenere le spalle aperte e sollevare il gomito verso l'alto. Ora solleviamo le spalle e spostiamo la mano sinistra alla tempia destra, così da prendere il capo e spostarlo verso sinistra, verso l'esterno e verso l'alto. La mano destra si allunga giù sul tappetino, così da creare questo allungo tra l'orecchio fino forse alla mano. Vogliamo respirare con calma e potete ritrovare quel ritmo lento. Inspiriamo per 3 o 4 volte ed espiro per 3 o 4.
Ci distendiamo schiena a terra adesso, abbracciamo subito le ginocchia al nostro petto, intrecciando le dita delle mani o prendendo gomiti opposti oltre le tibie, e dondoliamo un po' da un lato all'altro, massaggiando la schiena. Teniamo tutto il dorso completamente appoggiato al tappetino. Ora appoggiamo i piedi a terra e lasciamo cadere le ginocchia piegate verso l'esterno per la farfalla supina. Con le mani possiamo premere contro le cosce, raddrizzando le braccia e allontanando le cosce, trovando più spazio nelle anche. Respiriamo a fondo nella pancia, forse fino al pavimento pelvico. Sfruttiamo questo momento per respirare col diaframma. Rilasciare la tensione dal bacino. Con calma riportiamo le ginocchia al nostro petto e ci prepariamo ad eseguire la posa della candela. Cercate di tenere lo sguardo verso l'alto, per cui se non conoscete la posa, guardate me e poi provate a entrare nell'asana. Ci diamo un piccolo slancio, solleviamo le gambe su verso il cielo, stringiamo le cosce, stringiamo i piedi e allunghiamo tutto quanto verso il cielo. Le mani dietro la schiena ci sostengono leggermente e col tempo possiamo cercare di avvicinare i gomiti. Potete restare qui o potete entrare nell'aratro, appoggiando i piedi dietro di voi, dietro la testa. Continuiamo ad allungare i glutei su, distendendo la schiena. Sentiamo l'allungo nella lombare, nelle gambe. E possiamo intrecciare le dita delle mani, estendere le braccia giù. E restiamo nella posa, respirando a fondo. Se i piedi non toccano terra, non preoccupatevi. Andate con calma e di nuovo cercate il vostro limite e da intorno a quello lavorate. Con calma, se abbiamo l'intreccio delle mani, lo lasciamo andare. Stringiamo le cosce al petto, srotoliamo giù la schiena. Allunghiamo le gambe a terra. Shavasana. Teniamo tutto il corpo disteso e prima di fermarci vi invito a muovervi se avete bisogno di esplorare degli ultimi movimenti. Magari rotiamo il capo a destra e a sinistra per ammorbidire il collo dopo quest'ultima posa. Prendiamo un bel inspiro profondo ed espirando ammorbidiamo tutto quanto il corpo sul tappeto. Se qualsiasi tensione o emozione intensa è venuta a galla durante la pratica, cercate qua di rilasciarla. Immaginate con ogni espiro che la tensione venga ceduta dal corpo, quasi venga assorbita dal terreno sotto di voi. Permettiamo la pratica di sedimentarsi qui, mentre riposiamo. Se avete tempo per restare in Shavasana, vi invito a restarci ancora un po'. Se volete sollevarvi insieme a me invece, cominciamo a prendere dei respiri più profondi, muoviamo le estremità,
e cominciamo a salire. Veniamo seduti in una posizione comoda. Trovate la vostra posa, estendete nuovamente la schiena e ci prepariamo a concludere la pratica con un ultimo respiro. Inspirando, apriamo, solleviamo le braccia verso l'alto e espiro, mani al nostro cuore. Grazie mille per essere venuti a me quest'oggi. Spero che vi sentiate bene nel vostro corpo e che siate riusciti a rilasciare un po' di tensione. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Pubblico nuove pratiche tutte le domeniche e ci saranno delle piccole novità dal prossimo mese. Per il momento, grazie ancora. Ci vediamo presto sul tappetino. Dal mio cuore al vostro, namaste.